Determinato il nuovo modello di continuità territoriale alla CT1 nel corso della conferenza dei servizi al Ministero dei Trasporti presieduta dall'assessore regionale Massimo Deiana. È stato approvato dunque da Enac e Ministero lo schema proposto dalla Regione che disciplinerà i collegamenti da e per la Sardegna da ottobre 2017 a ottobre 2021. Si dovrebbe concretizzare così, come trapelato già a novembre, la tariffa unica per 12 mesi modulabile e più voli a disposizione nei collegamenti tra i tre scali sardi e quelli di Roma e Milano. Nel corso delle prossime settimane il decreto ministeriale di imposizione degli oneri di servizio pubblico, e solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Da quel momento serviranno sei mesi per la presentazione delle offerte da parte dei vettori. Passo decisivo di un lungo processo che ci condurrà a un nuovo modello di continuità, commenta l'assessore Degliana, dove saranno superate le criticità attualmente riscontrate con maggiore capacità e condizioni più favorevoli per l'utenza sarda, residente e non residente.